Alla mia fine incredibile, e con questa frase epica e godosa intendo che questo episodio incredibile sarà dedicato alla preparazione per riprovare ad affrontare la terza torre, che come sapete quella esperienza che ho avuto per la prima volta proprio con la terza torre non è andata benissimo, incredibile. Tra l'altro il video di quella cosa è andato benissimo sul canale, me lo ricordo ancora, e da allora io, come dire, mi sono dedicato all'esplorazione della mappa. Come vedete, secondo me l'abbiamo quasi finita, dovrei ritoccare gli angolini, però sinceramente io il parlo di riprovare la terza torre perché mi avete confermato che ci sta poi la quarta torre, la quinta torre e la torre di Sakurajima, che sono molto più difficili di quella, e mi avete dato dei consigli. Già non c'è speranza se voi non mi davate qualche piccolo consiglio e qualche dritta, probabilmente non sarei mai riuscito a sconfiggere la terza torre, e non è ancora detto, ragazzi, incredibile. Allora, cosa faremo oggi? Oggi ci prepareremo appunto per andare alla terza torre in ogni aspetto possibile. Io off camera, rispetto al video scorso, ho farmato un pochino di sferette. Infatti adesso abbiamo 33 sferette rosse, un pochino gialle, però più che altro comincerò a usare quelle rosse, perché come avete visto nell'altra volta per catturare un palo è stato un incubo, nello specifico il mammutone. Mi avete detto una cosa simpatica: io ero fissato che per qualche oscuro motivo il nemico della terza torre era di elettro e drago, ed effettivamente è di due elementi. Quindi io mi ero preparato sempre pal di fuoco e pal di ghiaccio. Però voi mi avete detto che in realtà l'elemento che va più forte contro la terza torre è proprio il ghiaccio. Quindi paradossalmente mi dovrei fare un team full pal di ghiaccio per contrastare il suo elemento. Però è sus, perché se io mi vado a guardare l'elemento, effettivamente fuoco dovrebbe fargli male. Però voi mi avete detto di puntare tanto sul ghiaccio, e di questo ne parleremo tra poco, incredibile. Prima cosa che voglio fare: allora, mi piacerebbe salire di livello, perché mi avete detto che il fucile a pompa è molto molto forte. Però noi purtroppo siamo all'inizio del 41, ragazzi. Per quando arriveremo al 42, a meno che non mi metta a farmare la vita di palminori, ci metteremo veramente tanto. Questa terza torre è targata dal 44 addirittura in su, quindi sono ancora sottolivellato per fare la terza torre. Quindi non lo so, può essere pure che tutta sta preparazione inutile, però ragazzi, come vedete, il cuore e il godo ce lo metto sempre, incredibile. Quindi non abbiamo il fucile a pompa incredibile, però avete detto almeno provate a fare l'arma sus che dovreste aver sbloccato, che è il fucile a colpo singolo. Però io ora me lo sto a guardare, questa è 190, la pistola è 320, no ragazzi, fa meno danno, però ha pochi colpi ma è molto potente. E beh, ma è una cavolata, ragazzi, 190, 250, la pistola fa molto più male, poi il moschetto fa 1000, questo fa 1100. E secondo me a livello di armi da fuoco mi manca proprio un'arma da fuoco di quelle potenti, capito? Che proprio spari e fa danno, e non facciamo danno per niente con le armi, capito? Quanto fa questo? 220, ma la nostra pistola fa 320. Com'è possibile, ragazzi, questa cosa? Però forse sono pistole, quindi farà più danno, ma da ravvicinato il danno di queste armi secondo me è superiore. Per carità, ragazzi, adesso appena arriveremo a 30 di questi lingotti di raffreddita, io la doppietta me la provo a fare, perché il fucile a colpo singolo è inutile, perché è esattamente come il moschetto, fa solo 100 danni in più. Forse dovrei cominciare a farmare pure i papirotti che mi fanno fare le armi di colore diverso, tipo viola. Magari un fucile a colpo singolo viola mi fa 3000, però ragazzi, mi avete detto anche che ci sono le armi leggendarie, ma io non l'ho mai droppato il papirotto leggendario, quindi mannaggia. Però la doppietta potrei provarla a fare, che magari mi intriga di più di questa, però mi servono ancora 3 lingotti di quelli sus. Andiamo a vedere se li possiamo fare, va? Tra l'altro guardate che figata. Dato che non ho più spazio, ho cominciato a costruire roba sul tetto della casa, perché è una specie di tram tower e probabilmente sarà la via fare questa cosa incredibile. Ok, 8, quindi possiamo fare la doppietta sus. Tra l'altro non so neanche se i proiettili della doppietta vanno bene, però intanto ho farmato un po' di zolfo, quindi GG. Ora, secondo passo, l'armatura. Ovviamente dovrei avere addirittura lo scudo quello oltre il giga, però già giga può andare bene. Armature, mi dovrei fare l'armatura di metallo raffinato, ce l'ho, 150 infatti, e questa è 105. Diciamo che a livello di armatura ce l'abbiamo, abbiamo pure l'elmetto, quindi mi ritengo soddisfatto. Quindi armi ok, armatura ok, ora parliamo dei pal. Ecco, qui è un po' un argomento sus, perché come vi accennavo poco fa, mi avete dato il consiglio di farmi un team full ghiaccio, quindi gelina andrebbe bene. Lui l'ho chiamato cristallone perché mi piace come nome. Red io me lo tengo perché è il pal forse più alto di livello che ho e mi piace tanto come mount volante, quindi secondo me è sus. Dovrei trovare altri due pal di ghiaccio che mi avete dato dei consigli anche qui. Uno ce l'ho a livello 1, però quindi ne dobbiamo catturare uno che almeno al 40.
L'altro non l'ho mai trovato, ma mi avete detto che esiste, ma non mi avete detto dove sta. Così almeno mi tocca esplorare la montagna meglio. Uno di voi mi ha anche scritto, ma perché non ti catturi Anubis? Ragazzo mio, perché è a livello 47, io lo potrei pure catturare, mettendoci una vita. Come potrei provare a catturare questi pal? Ma il problema, ragazzi, è questo. Palward ti castra sotto il livello dei pal. Cioè, ad esempio, ho catturato questo, che era al 42. Lui me lo mette al 41, perché io sono basso di livello. Quindi che io mi catturo Anubis o Blazamoth, che sono addirittura quasi al 50, lui me li nerfa al 41. Ok che magari hanno statistiche assurde, però me li nerfa di 8 livelli. E secondo me il livello conta parecchio, capito? Io posso pure provare a catturare, fallendo miseramente, perché probabilmente sono dei tori veri. Avete visto quanto danno facciamo ad Anubis? Però poi me li nerfa, e quello è il problema. Quindi io dovrei salire di livello io, ragazzi. Ma ci vuole un farming eterno, ragazzi. Io ho provato a farmare un po', ho fatto un pezzettino insignificante di livello 41. Comunque, i due pal che potrei provare a catturare, uno l'abbiamo visto nell'altro episodio e uno non l'ho mai trovato, infatti non ce l'ho neanche nel deck. Sarebbe la versione di artiglio di ghiaccio. Io questi ce l'ho tanti, ce ne ho addirittura tre, però non ce l'ho a livello alto perché appunto tutti dalle uova. Lui mi aveva detto che è molto molto forte contro questa palestra qui, perché una feature che io effettivamente ho usato pochissimo nelle palestre, anche 1 e 2, scusate, le torri, è il fatto che io dentro la torre posso usare le cavalcature. Però io per la palestra 1 e per la palestra 2 effettivamente ho giocato io che sparo e il pal che mena. Mi aveva detto che quello fa molti attacchi su e sciotta quasi. Se tu hai un buon pal volante di ghiaccio o eventualmente di fuoco, e uno di fuoco serio ce l'abbiamo, lo puoi colpire da lontano. Però io mi chiedo quanto danno deve fare sto pal per purgarlo da lontano. Questo è il primo. Il secondo pal, che però non mi avete detto dov'è, vi ringrazio perché così almeno vi faccio un'esplorazione sus della montagna, è la versione di potenza di ghiaccio, che io neanche sapevo esistesse. Dovrebbe trovarsi nelle montagne e quello dovrebbe essere un altro bel pal bello forte da usare proprio contro quello. Quindi il piano di oggi è provare a cercare un artiglio di ghiaccio almeno al 40 da poi portare su piano piano, e la potenza di ghiaccio. Questo è il piano incredibile. Useremo Red come compagno sus per questa avventura. Allora ragazzi, cerchiamo di catturare questi due pal. L'altra volta non ci avevo fatto caso, ma guardate che piotta tantissimo su Zago rispetto a Artiglio, ragazzi, ma proprio un botto, Me ne sono accorto quando sono andato a farmare il ferro, no? Piotta veramente tanto, cioè, rispetto a Artiglio, ragazzi, è tanta roba, Ragazzi, su questo tetto ci sono degli scrigni? Cos'è, una trappola sus? Mi devo preoccupare? Beh, ragazzi, ne approfitto? Mo' spawna un boss assurdo? Ah, ci stanno i nostri amici, vedi? Non dico che era una trappola, però. Quasi. Vabbè, io mi prendo le robette e me ne vado, che dite? Questi sono fortissimi. Al 41 questi. Mandiamoli un attimo via così. Perfetto. Grazie. Ciao ciao. No no no, tranquilli. Però certo ragazzi, fa ridere che questi hanno le armi al plasma. Adesso io non vorrei di niente. Però insomma, mi farebbero comodo pure a me i fucili al plasma, Più che altro una cosa che effettivamente non ho mai pensato è trovare un modo più furbo di portare palle dal livello 1 a livello alto, capito? Perché non esiste il condividi esperienza come in Pokémon, capito? Su Palward, non lo so, forse di metterti in squadra e farmare le torri basse di livello, forse. Però, sinceramente, non mi sembra una cosa molto furba. Ah, e tra l'altro io non ho la sella di quest'affare, vero? No, ci serve un punto. Vabbè, se non li dovessi trovare me lo cerco, ragazzi, nella wiki dove stanno quel palle lì. Perché effettivamente io fuori non l'ho proprio trovato, quindi a meno che non è proprio in una zona specifica. Caverna delle montagne di ghiaccio, magari qua dentro? Lilen Noctal 49, capito ragazzi? Cioè, da una parte è ovvio che mi viene voglia di catturarli, ma purtroppo mi rattrista poi il fatto che non li posso usare al loro pieno potenziale, ovviamente. Però vediamolo per curiosità, un palo al 49, ragazzi. Boh, senza senso. È la versione Noct, quindi oscura, della tipa che aveva l'allenatrice della seconda torre. Vabbè, di una bellezza sconcertante al 49, ragazzi, però. Io ci provo a vedere quanto danno possiamo fargli. Non gli facciamo niente, ragazzi. Per carità, una voglia di catturarla ce l'ho, perché è di una bellezza sconcertante. Potrebbe essere la best waifu di Palward. Però è al 49, ragazzi, capito? Non gli leviamo niente. Guardate, con due attacchi abbiamo levato 100 di vita, ce n'ha quasi 5000. Capite, no? Purtroppo, ragazzi, vi ripeto, a meno che proprio sto sbagliando io il fatto che dovrei mettermi a farmare tantissimo, però mi sembra che Palward non abbia un mid game, come dire, c'ha all'inizio, c'ha poco poco di mezzo e poi, capito, spacca verso l'end game. Abbiamo incontrato negli scorsi video tipo questo affare Frostalion al 55, Palladius al 55. Non so se sono pal da end game questi, no?
E tra l'altro una cosa che ho notato, avete visto che è cambiato il fuoco in Palworld? Infatti mi dice che devo aggiornare la mia scheda grafica, però poi quando la vado ad aggiornare non me la fa aggiornare, quindi susso. Vedete che il fuoco è susso, non è più un rosso fuoco, è un rosso arancione. Non so se sono io che lo vedo così, però in caso ditemelo voi. Io non ritrovo gli arti di ghiaccio, ma è impossibile questa cosa. Poi mi ricordo che l'avevamo visti l'altra volta. Qui c'è un Wompo al 42, che potremmo catturare però, mo non mi serve. Questo pure lo volevo catturare, un Cryolix al 37, questo si potrebbe catturare. Mi sa che quello laggiù è Sakurajima, che dite? Eh sì, quell'isolone gigante. Quindi era qua Sakurajima, non sotto. Oh, ragazzi, vi giuro che l'altra volta li avevo trovati quei uccellacci di ghiaccio, ma non ce n'è manco uno. Mammut, di nuovo. Ma è possibile? Io me li ricordo qua. Guarda, ragazzi, abbiamo trovato pure un po' di Mao Crist, ma non troviamo quei cosi. Ma com'è possibile questa cosa, ragazzi? Ma è random lo spawn di questi cosi. Scusate, ragazzi. Ora lo cerco un attimo nella wiki, perché, scusate, ragazzi, sono tipo 10 minuti che sto girando come un matto nella speranza di trovarne uno. Altre Sibelix. A meno che possono spawnare al posto degli altri pal, ragazzi. Mi sta dicendo un male, ma un male assurdo, eh? Ari, eccoci qua, incredibile. Ho dovuto cercare, ragazzi, per disperazione. Allora, ho delle domande. Allora, prima cosa, questa specie di artiglio di ghiaccio dovrebbe trovarsi nella zona di tutta la montagna, ragazzi. Ma noi non ne abbiamo trovato uno. Com'è possibile questa cosa? Non me la spiego. Boh, continuo il giro, ragazzi. Ma io vi giuro, sono un quarto d'ora che sto girando per la montagna e non ho trovato uno. Uno! L'altra volta ne avevamo trovati mille di quei cosi. E vabbè, e dici, questo è una cosa sus. L'altra cosa sus, ragazzi, è per quanto riguarda la tartaruga di ghiaccio. Allora, la tartaruga di ghiaccio la puoi fare in due modi. O tramite l'accoppiamento di due pal, che non mi sono visto però quali sono, ma deduco uno sia la tartaruga di fuoco, e nel caso nostro è inutile perché, ripeto, me lo danno a livello 1, a me ne servirebbe uno a livello 40. L'altro è completamente random in uno dei dungeon che si trovano in queste montagne. Può capitare come boss finale del dungeon e tu la catturi. Ragazzi, bel di tiro nel culetto. Quindi diciamo che preparazione a livello di parlo non sta andando benissimo, eh? Perché uno non lo troviamo e l'altro è introvabile. Quindi sus, veramente sus. Però mi rode perché, ragazzi, ma è possibile che almeno artiglio di ghiaccio, ragazzi, lo volevo catturare in questo video incredibile. Non si trova. Eppure, ragazzi, ho fatto il giro della montagna completo, eh. Secondo me mi sta dicendo male a livello di spawn, perché magari spawn al posto di Mao Crist. L'altra volta non avevamo trovato manco uno di Mao Crist. A sto giro solo Mao Crist e non i tizi di ghiaccio, può essere pure, eh. Ma com'è possibile che non ce n'è neanche uno? Oh, mamma mia, ragazzi! Miracolo! 38! Va, non è altissimo, però ce lo faremo andare bene, intanto catturiamone uno. Ragazzi, ma è imbuggato? Com'è possibile questa cosa? Perdonami. Ah, ok, meno male, l'ho preso adesso, eh. Ecco, quello evitiamo che se mi prende con quella. Quindi ha lo stesso moveset di artiglio, per capirci. Vabbè, non è male. Ok. Ok, l'abbiamo preso abbastanza bene. Abbiamo messo pure fuoco. Beh, lo conosciamo il moveset di artiglio, quindi. Ok. Ok, primo colpo. Ah, meno male. Ok, ragazzi. Meno male, ne abbiamo trovato uno al 38. Non è proprio entusiasmante il livello, però meglio di niente. Mi direte voi, almeno ne ho trovato uno. Potenza è salita a livello 40, che non è male. Mi ha imparato un attacco che si chiama Inferno. Vabbè, da testare assolutamente. Qui, ragazzi, siamo veramente nell'oblio più totale. Ragazzi, non so se vedete niente. Però qui c'è una sferetta verde. Collezioniamo queste sferette verdi, ragazzi. Va bene. A questo punto non so se provare a fare i dungeon, però non so se a fortuna ne troviamo uno. Non so neanche se è proprio randomico che ho trovato, capito? Che c'è scritto randomico. Quindi magari mi faccio pure il dungeon, però possiamo pure skippare volendo, quindi. Però il tartarugone, quello sarebbe non male. Ci serve un teletrasportino da sbloccare per fare la cavalcatura di staffare. Questa secondo me è Sakurajima, perché vedo i funghi, ragazzi. Però a me interessa solamente il teleport, ragazzi. Perché così almeno prendiamo un punto. Qui non esploro niente perché sarà un video dedicato a Sakurajima, ragazzi. E sblocchiamo, incredibile, la capacità di poter fare la sella per questo pal di ghiaccio incredibile. Molto bene. Prendiamoci il fuciletto nuovo. Eccolo qua. Voglio vedere che proiettili ha la doppietta. Proiettili per fucile a canna liscia. Ah, vedi, è una categoria a parte. Meno male che ho farmato un po' di zolfo, perché così almeno possiamo metterli a farli subito. Abbiamo trovato un Univolt, vabbè, meglio di niente. Allora,
mettiamo a fare i proiettilini alla velocità della luce. Canna liscia, eccoli qua. Dobbiamo mettere a fare questi. Metterei a fare tutti qua. Facciamone 16 intanto, va. Facciamo 80 proiettili, va. Eccola, possiamo sbloccarla. Due punti. Allora, che materiali servono? Ah no, la possiamo fare. Ok, vai, messa a fare la sella per questo. GG ragazzi, non male. Cava di carbone ragazzi, sarebbe tanta roba la cava di carbone. Non dovrei mai più mettermi a farmarlo. Io mi sa che faccio cava di carbone all day. Dai, molto bene. Mettiamo a fare questa, qualcuno che mi dà una mano? Mettiamo un pal che può aiutare. Mettiamo lui. Che mi dà una mano? Dai. Eccola qua, presa. Qui come vanno i proiettilini? Ci metterà una vita a farli. Vabbè, con calma. Io intanto mi rimetterei un attimo la pistoletta. Qui ci mettiamo questo, questo. E ci teniamo questo cibo incredibile, ma... Eccola qua. Beh, da vedere pure è molto molto bello. Guarda come sono fatti bene i cristalli. Allora, c'ha sfera di incubo, respiro gelido, falci di ghiaccio e basta, vabbè. E a livello di velocità mi sembra più o meno come artiglio. Va bene, ragazzi. Allora... Lo vogliamo provare per vedere solo quanto danno fa effettivamente a quell'affare? Che dite, vi va? Incredibile? Spostamento rapido, era qua sopra. Proviamo, se no non li facciamo granché. Però proviamo. Ah, in caso esco ragazzi, è solo un tentativo così goliardico di provare a fare questa cosa. Tra l'altro ho appena visto che si può fare in gruppo, questa cosa non ci avevo mai pensato. Allora proviamo ragazzi, eh. È vero, possiamo volare via. Quanto gli facciamo male? Vabbè, lui ci fa un danno che non ha senso. Non gli facciamo niente, ragazzi. Niente, niente. Io non ho veramente parole. Cioè, l'unica speranza che ho è quel qualche pro player dice gli faccio pena. Tipo, avete presente in Elden Ring che ci sta Let Me Solo Air, ecco, contro Malegna. Ecco, devo trovare un Let Me Solo Air di Palward, ma non ci gioca più nessuno ormai a Palward, quindi. Ci provo, ragazzi, dai, ci sto a 5 minuti, vediamo un po'. Ho la pazienza che ho su Project Playtime in confronto qui. Se lo facevo sta cosa quando Palward aveva milioni di giocatori, avrei trovato subito qualcuno, ma mi sa che non trovo nessuno. Perché io sono sicuro che c'è una possibilità per farle in singolo queste torri, ragazzi. Però devo farmare troppo, ragazzi. Troppo, troppo, troppo. 8 minuti e non ho trovato niente. Purtroppo sus. A questo punto, ragazzi, io sto pensando per il futuro della serie di Palward, perché sicuramente abbiamo qualche altra cosina da fare. Intanto mi prendo un po' di zolfo, va. Perché abbiamo ancora Sakurajima. E quella è contenuto che vi posso portare. Potremmo fare un altro episodio dove esploriamo la zona delle montagne. Perché effettivamente cosa ci manca? Da esplorare un po' la zona delle montagne. Cioè rifinire i bordini. E poi abbiamo fatto tutto, ripeto. Ci manca da eliminare i pal grossi, ma sono troppo forti per adesso. Quindi potremmo fare il prossimo episodio dove magari facciamo un'esplorazione sus delle zone più grandi della mappa, che sono ancora vuote. Poi ce ne potremo fare un altro su Sakurajima. Un altro dove... Vabbè, un altro forse, non lo so. Un altro dove magari vediamo almeno come sono fatti i boss della quarta torre, quinta torre, e poi eventualmente la torre di Sakurajima, dove c'è la mega waifu gigante. Questo è l'episodio 23 di Palward, ragazzi. Io penso che all'episodio 30 non so se ci arriviamo. E continuerà quando metteranno magari cose nuove, se io off camera, perché ragazzi non posso far vedere solamente io che faccio questa cosa, ragazzi, capito, no? A meno che in quei casi aumento un pochino di livello e allora vi faccio qualche altro episodio di Palward, ma probabilmente la serie di Palward andrà in pausa e inizierà la nuova serie al posto di Palward, che non so se ve l'avevo detto, ma sarà Minecraft, perché voglio avere almeno una serie, sai, farmosa, no? E io Minecraft non ci gioco niente da una vita. Cioè, secondo me le mie esperienze su Minecraft potrebbe essere veramente divertente, perché io non gioco a Minecraft da tipo 6 anni, anche di più. Cioè io ad esempio quando giocavo io a Minecraft non esistevano i pesci. Ci sono le creature marine. Hanno messo una marea di animali che quando ci giocavo io non esistevano. Quindi secondo me l'esperienza su Minecraft potrebbe essere veramente veramente divertente. E voglio che ci sia una serie appunto vagamente dove farmi e crei l'impero sus. Potrebbe essere veramente carina, quindi sì. La serie successiva a Palward sarà Minecraft. Per quanto riguarda Dark Deception ci sarà la serie di Bendy. Poi ovviamente Dark Deception e Poppy Playtime continueranno quando usciranno i capitoli nuovi, stessa cosa per Bendy. Quando finirà il The Ring, che durerà secondo me ancora mesi, faremo o Lies of P, oppure faremo Black Myth Wukong, che vedo che sta avendo un successo galattico. E Project Playtime continuerà a fare qualche video. Per quanto riguarda i gacha, abbiamo Genshin, che è uscita pure in Atlan, abbiamo Wooden Waves, abbiamo Zelda Zone Zero, piace che abbiamo un bel po' di vari, abbiamo i gacha, abbiamo i Souls-like...
abbiamo le avventure sus come Minecraft, abbiamo l'horror, secondo me GG veramente ragazzi, va bene così. Ok, torniamo alla base e direi che per questo episodio di Marvel finire qua ragazzi, assolutamente sì. Poi può essere che in futuro ragazzi io mi metterò magari off camera a salire di livello, farmare tutte queste cose e qualche altro video di Palward ve lo porto. È una serie che è andata sempre bene sul canale, quindi mi fa solo piacere che continuarla anche in futuro. Va bene ragazzi, io direi che per questa puntata di Palward può finire qua. Prossimo episodio allora faremo un po' di esplorazione incredibile. Ragazzi, mi dispiace di aver fatto questo episodio chiamato preparazione, però è una preparazione alla fine finta, perché avete visto, io ho provato con tutta la volontà del mondo a catturare questo palma. Mi ha demoralizzato abbastanza vedere che con un colpo gli abbiamo levato 40 di vita e ha 130.000 di vita. Quindi non lo so, è stata una preparazione spirituale un po' sussa ragazzi. Però in futuro, lontano, lontano, magari un giorno riusciremo a sconfiggerla. Però sicuramente qualche altro video di Palward lo porterò, incredibile. Ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo alla prossima puntata.